si trasforma, cambiando pelle ed anima. E assume i contorni stupidi della diversità. Sì, che magica, macchiando il suo destino con questa stupida diversità. Conosco la casa, sarà un giochetto, vedrete. Presto, presto, facciamo presto. Ma sei sicuro, Jim, che sia una buona idea questa casa di Kim? Forse dovremmo rinunciare. Kim, dovremmo parlarne prima con Bill e Peggy. Sì, andiamocene. È stata una follia. Bravi. Bravi. Che bravi che siete. Chi può dare soldi per i sogni di Edward? Al massimo possono darti l'elemosina se mossi a compassione. Questa porta. Così. Bravo, Eddie. Apri la porta. Aprila. Jim, l'allarme. Scappiamo qui. Presto, scappiamo. No, aspetta. Dobbiamo aiutare Edward. Vuoi farti arrestare? Vieni via! Vieni via! Cosa succede qui? Che cosa accade qui? Vieni e non far resistenza. Esci alzando le mani o dovrò spararti. Figliuolo, alza le mani e getta quei coltelli. Aspetti, agente, aspetti, non spari. Quelle sono le sue mani. Le sue mani? Voi lo conoscete? Si chiama Edward, viveva nel castello lassù. Suo padre è morto e ora vive con noi. Edward. Che cosa è successo? Stava rubando in questa casa quando è suonato l'allarme. Ma che cercavi di fare? Rubare non è la soluzione. Adesso lui passa in custodia mia. Voi andate al distretto. Spiegheremo al giudice la situazione di questo ragazzo. Presto, venite! Jim, che tu sia dannato! Tu sapevi dell'allarme! E anche se fosse? C'eri anche tu con me, Kim! È stata anche una tua idea! Ma questo lui parla! Sotto i nostri nomi! Io vado alla polizia e dico tutto! Sì, brava! Vai a farti arrestare! Edward sarà fuori domani, tranquilla! Mio padre non sporgerà denuncia contro un povero handicappato!